got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV. Amici di Bike Show, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo da Gino e Teresa, dal nostro amico Dino, nell'oasi del ciclista. Oggi abbiamo tre ospiti speciali, tre grandi ciclisti, tre grandi campioni che hanno scritto la storia del ciclismo. Quindi seguiteci in questa puntata speciale e poi anche nella nostra trattoria, quindi con la degustazione, ma seguite Bike Show. Ciao a tutti, Gian Matteo Fagnini. Ho corso in bicicletta professionista dal 1993 al 2005, ho fatto varie squadre, sono passato nella Mercatone 1, poi è diventata Mercatone 1 Saeco, poi solo Saeco, e poi nel 2000 ho fatto Deutsche Telekom per 4 anni, dopodiché sono ritornato in Italia alla Domina e poi l'ultimo anno alla Naturino. Ho fatto le corse più importanti del mondo, ho vinto anche due tappe al Giro d'Italia, ho fatto secondo sui Campi Elisi all'ultima tappa del Tour de France del 95 e in totale ho vinto 12 corse da professionista. Più che altro la gente mi conosce perché ero nel treno rosso della Saeco di Cipollini e con Mario, Scirea, Calcaterra e altri corridori. E dirigevamo un po' il treno, portavamo Mario alla volata. Nel 2000, quando sono passato alla Telecom, sono stato agli ordini dei miei capitani Zabel e Ulrich, più di tutti Zabel, che praticamente nel 2000 e nel 2001 l'ho aiutato, tra virgolette, a vincere le ultime due sue Milano-Sanremo. Oggi siamo qui in questa location dall'amico Dino e l'amico Danilo anche, e niente, volevo salutare tutti, un bacio, ciao. Salve, sono Giuseppe Calcaterra, sono passato professionista nel 85 e ho smesso nel 2001. Durante la mia carriera ho vinto 10 corse, tra cui una tappa al Giro d'Italia e una tappa al Giro di Spagna. E poi gli ultimi anni ho fatto, diciamo, da gregario a Mario Cipollini. Ciao ragazzi, sono Scirea Mario. Dopo tanti anni da professionista, forse anche troppi, 16 anni, e con dei risultati molto scarsi da personali, però aiutando sempre gli altri, aiutando. Adesso mi godo la vita, mi godo e sto con gli amici. Trattoria Gino e Teresa, oasi del ciclista. Guarda, io in una notturna d'inverno mi sono sdraiato dentro perché è scivoloso. Melandri con le bike ce l'avesse dentro i piedi perché... Scusa, qua dagli un'inquadrata. No? Qua? No, con la macchina. Mentre passiamo. Qua. Ah, sta filmando già, Okay.
Ciao. 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 Io, Dino, Danilo e Calca. Siamo qua sul fiume Adda, Parco Adda Sud, bellissimo, fiume. Spettacolo. Vai. Ciclabili Kenyo. Top. Qua c'è il Kenyo. 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 C'era lì, c'erano tanti. Sai chi c'era? Norris, Paganessi, Vandelli, i due Vandelli, i due Bruschi, Vannucci, Grimani, Tomasini. Oh, eravamo 20, credo 25 ex professionisti della strada, ma anche tutti giovani, perché io ho 26 anni e ho 27, so. Grande tecnica, potenza. Ah, è presa la rincorsa. Bravo. Ha studiato la tattica, Dino. Dino, fagli vedere i pesci. Bisogna andare giù a destra. Sì, sì, qua a destra. Questa qua è la salita del Dino. Occh, occh, Dino. È puntato davanti. Sì, ecco. Fatto male, Dino? No, no, no. No, fanno i salti, fanno. Occhio lì, attenti, quello che c'è il buco. Senta, passare. Senta, passare a destra. Ma dove vai, Dino? Adesso anche le assi. Dove vai, Dino? Facile.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Fly up, away. It's the first time of today. Bene ragazzi, allora, importante, importante quando si fa ciclisti, da corridore, da ciclista, anche ciclo, il menù del ciclista, Dino, è importante l'alimentazione perché qui tocchiamo un punto importante, certo. Allora, il menù del ciclista qual è? Classico menù? Ciclista o cicloturismo? Prosciutto crudo e grana, padano, reggiano. Perché danno energia. Perché danno energie, poi i risotti e le paste. Ecco, i risotti, no, i risotti, allora, parliamo di ciclisti, attenzione, cicloturisti. Cicloturisti, no? Di cicloturisti, allora un bel risottino col panerone, le pere e il miele, che è tipico lodigiano della nostra zona, o un risottino come ho fatto oggi a voi, fatto con la scamorza affumicata e la trevisana, un radicchio rosso, dipende da quello che avete in casa, va bene tutto. Oppure il classico milanese, allora, con zafferano, con la salsiccia, quindi, e la raspadura, piatti di zona. Allora, l'occhio, tu sei un ex ciclista anche te, abbiamo parlato anche di Costa Rica, delle gare, del passato, così. Belle cose. Scirea, Calcaterra, Fagnini, chi ha avuto la zampata del ciclista sul piatto che hai visto da esperto, dai? Chi è stato il più veloce? Il più veloce è il velocista del gruppetto, il Matteo è il velocista del gruppetto e anche oggi è stato super velocista. Beh, gli altri due sono i treni. Sono i treni che sono arrivati poi, dopo, ma sono, anche loro ci hanno dato dentro. Bravi a tutti e tre. Sentiamo loro? Sì, direi proprio di sì. Andiamo a sentire. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I feel like a diamond, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Stamattina abbiamo fatto il giretto, tanto abbiamo fatto anche la fina, la sgambata. Matteo. Per prepararci al pranzo. Sì, ma lui dice che lo sa bene per la pedale. No, essenzialmente Calca c'è ancora un bel passo, un bel ritmo. Ogni tanto scarpavo. Volevo andare un po' fuori soglia. E dopo l'ho visto là sulla destra, basta. Beh, intanto abbiamo fatto un bel giro in mezzo al verde, un modo diverso di andare in bicicletta, ma dove ci gustiamo la bici? Bello, oggi veramente bello, la prima volta in queste zone e poi è sempre un piacere ritrovarti e ritrovare anche Calca e Mario, che anche al di fuori delle corse siamo rimasti veramente amici. Però, tanti anni compagni di squadra? Quindi una carriera comunque importante, con belle vittorie, sia te che Mario, che Giuseppe, tutti, il Carlo, sì.
È sempre bello ritrovarsi e parlare poi anche degli anni. Sì, delle perché ormai 15-20 anni fa sono passati, abbiamo. Loro hanno i capelli grigi, belli. Io sto cominciando a avere, quindi ormai si parla di 15-20 anni fa, però è sempre bello ricordare le corse, i treni, tra virgolette, che abbiamo fatto per il Cipo e quindi rivangare un po' i successi, ma anche le chiacchierate anche del dopo cena, della cena, insomma, della sera. Bene, il treno, qua c'è il treno storico, il primo treno, probabilmente è nato proprio, che hanno cominciato a parlare del treno per i velocisti. Il treno rosso. Il treno rosso, è stato il primo proprio. Sì, è stato uno dei primi, diciamo, noi avevamo un velocista che vinceva parecchio e quindi la squadra era impostata sul treno. Adesso è difficile trovare ancora un treno come il nostro. Tra l'altro qua tu vincevi anche le volate, perché hai vinto delle belle gare anche te, loro più d'attacco, fascisti, quindi fughe, però hanno vinto le volate. Tanti di fughe. Cagliava tutto il giorno. Avevamo beh, prima di fare il treno, Mario. Sì, si è fatto qualche soddisfazione, anche qualche... Ha vinto la prima corsa professionista, ha vinto. E non eri neanche fermo, eri abbastanza veloce. Me la cavavo abbastanza bene in salita, quando si staccavano i velocisti qualche volata da vincere. Vabbè, quindi, ma passare da vincere le gare poi a tirare, essere l'ultimo, il penultimo per dire, di Mario, di Cipollini, che comunque è il più grande velocista. Sì. È iniziato nella storia in questo momento. Sì, sì, da dilettante ho vinto tanto, però sai, quando passi poi professionista, certo, o dimostri proprio che sei un velocista, proprio che vinci le volate tipo Mario, tipo tanti altri, se no io ho scelto quel ruolo lì, un ruolo che poi alla fine mi andava anche bene, eravamo tutti per lui e ho optato sempre per quello, anche poi quando sono passato alla Telecom. Non rimpiango niente. Qui è una scelta proprio di ruolo, di lavoro. Sì, sì, perché mi sono tolto qualche soddisfazione, due tappe a Giro d'Italia, nell'occasione che Mario, tra virgolette, si staccava o si ritirava nei grandi giri, poi magari entravo in azione io, vabbè, non è che però ho vinto due corse, cioè due tappe di risultato, poi altre corse, però poi alla fine ho scelto quel ruolo. Qui anche Mario, io sempre in mente anche il mondiale vinto da Mario Cipollini, dove nella cronaca siete te che fai la trainata, ma tutta la squadra che si è messa a disposizione nel momento che c'è stata poi anche la caduta, giusto? Però tutta la squadra era davanti già a tirare. Sì, sì, quell'anno, in quella specie di quel mondiale lì, è stato creato un gruppo per arrivare in volata e Mario era la punta di diamante della nazionale. Però è stato un anno molto particolare, che è riuscito a vincere, a coronare sul suono e vincere dalla Sanremo, passando dalla Gambelli, andando al Giro d'Italia, ha vinto le tappe, portandosi a finalizzare il mondiale con la Vuelta, cioè tutte le corse che si presentava riusciva a vincere, e quell'anno c'è stato proprio un mondiale adatto ai velocisti, non adatto solo a Mario, adatto ai velocisti, però è stato un anno suo particolare che è riuscito a fare. È stato l'ultimo anno, diciamo, di Cipo vero di una carriera. E mettersi anche il Petacchi che si è messo a disposizione è stato importante, anche Lombardi, Petacchi. Ma Lombardi era già correvamo in squadra assieme, io, Mario e Lombardi correvamo in squadra assieme. Era già l'ultimo uomo e è stato veramente incommiabile Petacchi che si è messo a disposizione di Cipollini quell'anno e sapeva che doveva venire a fare quel ruolo, cioè che entrare anche lui in sintonia del gruppo per riuscire a arrivare da là. L'unica alternativa era che succedeva qualcosa a Mario durante la corsa, aveva anche lui la sua chance da solo. Se no era la seconda punta, diciamo, nella volata della nazionale. Mario,
Tu sei partito con la 100 km, vincendo il mondiale, poi hai fatto le Olimpiadi, giusto, medaglie. Sei passato professionista a quanti anni? Sono passato a 23 anni. Sono rimasto un attimino, tra virgolette, bloccato con la nazionale, perché eravamo, c'erano i blocchi olimpici, quegli anni lì c'erano i blocchi olimpici, facendo la cronometro, sono rimasto fino alle Olimpiadi dell'88 di Seul. Dopo nell'89 sono partito professionista. E poi ti sei tagliato tanti anni comunque di professionismo, come Giuseppe, come che Matteo. Tutti noi tre siamo riusciti a fare una carriera lunga da professionismo, abbiamo fatto. Adesso dico, chi era il più tranquillo di squadra? Il più tranquillo di squadra, perché sono stato un compagno di squadra con loro due, Matteo, quindi mi conosco. Lui ho conosciuto quando correva, quindi carriera, giusto. Ma ognuno di noi aveva le sue caratteristiche. Ma dava energia a questo modo anche di carattere, di comunque di unire anche i compagni di squadra. Ma noi eravamo tutti trascinati dall'esuberanza di Mario, e dopo ognuno di noi aveva le sue caratteristiche e riuscivamo a smozzare tante volte la sua esuberanza o nella fattispecie magari di Matteo, che era quello che alimentava le situazioni, ma sì. Essere goliardici nella tavola e dopo corsa, perché non esistevano anche i cellulari in quel periodo lì. C'era molto di rapporto, sì, era anche un modo per stare insieme, per creare il gruppo, per stare insieme per far passare anche la serata in un modo diverso e staccare dal mondo della bicicletta, della corsa, ecco. E quello è stato molto bello, è stato degli anni che ricordiamo ancora con piacere tutti quanti, dici, quando ci troviamo tra di noi, ripercorriamo quegli anni. Ma anche quando Matteo è stato che è andato in Telecom, siamo rimasti sempre legati, il gruppo, quando eravamo in albergo eravamo sempre assieme, eravamo, ecco. Sì, rimango. Io anche perché io non parlavo tedesco, quindi ricordo che anche alle corse o magari anche nei ritiri dove ci si trovava, che io ero alla Telecom, io mi ricordo che anche dopo mangiato andavo sul camper della Seco a trovare i vari Mugnaini, Mario, cioè andavo a bere il caffè magari da loro. Hai portato anche Ulrich? Portato? No, Ulrich no. Parlavi un po' italiano, niente. Loro, Eric, un pochino parlava italiano, poi dopo quando è andato alla Mirram, poi l'ha imparato un po' di più. No, Ulrich no. Parlavano più che altro un po' di più spagnolo e quindi cercavano di intendevi, e dopo vabbè, no, io parlavo un po' inglese. C'era anche Zapper, c'era. C'era Uri, c'era Vinocuro, Guerini, c'era Guerini, Beppe, c'era Alberto Elli, Giovanni Lombardi, poi dopo è arrivato Savoldelli gli anni dopo, poi che è arrivato anche Mazzoleni, Leddi, c'era poi gli italiani erano. Matteo, a me viene in mente quando ho corso in Natale con Giuseppe. Quando eri in squadra, in gara, ero tranquillo o dai? No, perché allora, si scherzava. Però andavi la calcio, cercavi di svegliare. Potevi scherzare e poi i momenti che dovevi concentrarti e quindi... Però al di là della corsa poi cercavi di svagarti un po' e non pensare sempre. E che è un lato, è un lato importante questo, perché... Si è parlato molte volte di immagini, Cipollini, sai, visto come Ladone, visto come... Poi alla fine è il velocista più forte della storia, del schiavito più volante. Cioè, ha fatto quando doveva fare il professionista, perché era professionista, infatti, quando uno è fuori dalla gara così, si sbaglia, non male. Gruppo, quando vinceva Cipollini era come se vinciamo anche noi, certo. Quindi si era creato un gruppo omogeneo. Che noi davamo tutto per lui e quando vinceva lui era come se vincevamo anche noi. E riuscivamo bene a scindere le due cose, cioè allora quando c'erano da fare le cose serie, i vari ritiri, i vari allenamenti di gruppo, noi li facevamo proprio al 100% e poi c'era anche il momento di sfago, chiaramente, magari cioè, io e Beppe siamo stati 6 anni in camera insieme, era il mio compagno di camera.
tante volte si prendeva in giro anche i nostri corridori, ma così in senso benevolo, perché c'eravamo le nostre frasi, ma era un modo anche per far divertire un po' la squadra. Per creare il gruppo anche. Sì, come c'era, senza fare nomi, c'era anche il nostro direttore sportivo, uno dei direttori sportivi, che andavi a chiedergli chi c'era in fuga e ti diceva lo straniero della Lotto. Che non sapeva chi c'era. Il fugato, straniero della Lotto. No, straniero della Lotto. Beh, non vorrei dire, però alcune gare quando eravamo andata, a volte passava Crignoli con l'ammiraglia sulla fuga, e noi ci guardavamo in faccia, contavamo i corridori e non c'era nessuno di noi in fuga, eppure la Miraglia era sulla fuga. E poi gli abbiamo chiesto a Crignoli, ha detto: Franco, perché sei stato sulla fuga? Lui fa: è così, dall'elicottero vedevo la macchina, pensavo che c'era tutto dell'Adam. Cioè, era quasi un po' il colore. Ma che sai, noi, almeno, allora, noi, bene o male, sì, noi ci faceva la riunione col direttore sportivo, però alla fine... Chi era il direttore sportivo in quel periodo? C'era Antonio Sortini, Bruno Vicino, Franco Chioccioli, poi chi c'era? Chioccioli c'era, voi no? No, c'era Guido Contempi, c'è stato, mi sembra. Gli anni. Però alla fine sapevi, cioè in corsa, allora, non è la tattica del campione che deve vincere il grande giro, sai, la volata, bene o male sapevi quello che dovevi fare, no? Coperto, capitato, partiva Mario ai 2 chilometri, prima c'era Berta che lavorava per la fuga, cioè sapevi già quello che ti bastava uno sguardo, no? quasi ti dava fastidio anche la radiolina, anche per Mario, sapevi già cosa devi fare. Cipollini forse le prime volte non la voleva neanche la radio, cioè non la metteva, la mettevamo noi. Era il primo tirare della radio. Sì, alla fine uno si... c'era una questione di fiducia, io mi fidavo di Mario, Mario Cippo si fidava di me, cioè la traiettoria che non è che la facevi come tattica la mattina, il direttore sportivo, sapevi quello che dovevi fare, la volata bene o male, poi... Non c'era tutta la tecnologia, cioè, ci volevano le gambe, che potevi vedere, che puoi vedere, che adesso è strategia. È la televisione anche adesso, il video. Anche prima c'era la televisione, però alla fine prima avevi, cioè, con la tecnologia ha fatto passare gigante negli ultimi anni, e che sono state diventate anche le team, sono stati adottati quando fanno vedere la presentazione della tappa la mattina nella riunione tecnica. Sul motorhome anche. Sul motorhome gli fai vedere anche il finale di corsa e già studi o pensi la traiettoria migliore, sai che c'è una rotonda a 800 metri dall'arrivo, è meglio farla a destra, a sinistra, tutte queste cose qua, prima andare un po' su intuizione, ricordi che magari avevi fatto anni precedenti la stessa tappa, oppure quando eri davanti dovevi capire qual era la strada migliore, oppure magari qualche andava all'arrivo e ti diceva guardate che c'è una curva brutta all'ultimo chilometro, perché non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso. Anche alla fine è la condizione, perché nel 99, se vi ricordate, cioè Beppe teneva lì la fuga, sinceramente teneva i 60, 50 all'ora per 60 chilometri. Quindi non lasciava andare il fuga. E il Cipo 4 tappe vinto, ma alla fine rimanevamo io, Mario e Cipo. Lui bastava che mi teneva davanti e poi partivo io e poi lui vince 4 tappe, cioè in 3, lui 500, 600, 500 metri. Dipende, 600, 300, 500. Ad oggi che... Ma fanno, lui faceva di quelle trainate, ragazzi, Mario. Da 100 km. è servita, no, quell'esperienza lì è servita, però poi per fare il treno tutto quanto era, cioè ognuno aveva il suo ruolo, aveva, cioè Beppe faceva un lavoro in comune, no, fatto lì, aveva che le tappe che dovevi arrivare in volata anche gli altri sapevano, adesso io vedo magari c'è più libertà, magari c'è più possibilità di arrivare in fuga, invece quando c'eravamo noi le tappe che dovevi arrivare in volata toglievi subito il pensiero di andare fuori, si toglievano il pensiero, oppure se andavano comunque si calcolava di non dargli troppo spazio e tenerli sempre a distanza di sicurezza, e poi però ti lasciavano in mano sempre la situazione, la gestione, alla fine
si andava via la fuga, c'era il Beppe, magari il povero Gallo o Galletti, o magari che tenevano lì la fuga per poi gli ultimi 30-40 km, sai, c'era il gruppo e poi mettevamo in funzione noi, ecco. Però alla fine sapevi che la fuga non arrivava, cioè perché ne sono arrivate poche di fuga, ma forse adesso non mi ricordo, però se voleva fare la volata al cipo non arrivava nessuna, né al tour, né al giro, né... Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I feel like a diamond, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Ma dal ciclismo di quegli anni, degli anni diciamo 2000, fine 2000, al ciclismo di oggi, i cambiamenti, come anche le volate, fanno delle volate di sprint più corti, anche i velocisti, perché a volte li vediamo partire 150 metri, 200 metri massimo, sembra un volatone lungo, invece ai tempi di Mario si partiva la volata, ma era partita un po' più lunga. Okay. Ma sai, le caratteristiche di ogni atleta, c'era quel periodo lì, c'erano atleti come c'era Mario, ma anche Petacchi facevano uguale a Mario, volate che facevano lunghe, lanciate ad alta velocità, dipende dalle caratteristiche degli atleti, cioè c'erano atleti che tipo come Chivo nei 40 che uscivano a 50 metri dall'arrivo, che magari a Viviani di adesso, Viviani che escono e piace uscire al... nel finale, ciò dipende il velocista che avevi, perché anche dei velocisti che ci sono adesso, ci sono quelli che piacciono le volate lunghe e ad alte velocità, ci sono anche queste, però. Ma chi è il velocista che ti piace? Il corridore che ti piace, non il velocista, il corridore attuale che più ti piace quando vedi le gare in televisione ad oggi? Ma ce ne sono tanti. In generale, il corridore che dici quando lo vedi in gara, sia dei grandi giri o anche il velocista o il corridore dei classiche anche. A me piace meno, a me piace Van Der Poel, poi non lo conosco, non so, però da quello che vedo in televisione mi sembra estroso, mi sembra che quando si risparmia, che non si risparmia, dopo non lo so, sì, io, perché un altro Van Der Poel sono anche Van Der Poel è... Così entusiasmo le corse, cioè non dai nulla per scontato, non so se lo fa perché il suo modo di correre, oppure magari gli manca qualche compagno per riuscire a gestire veramente la corsa e allora si porta davanti, cioè screma il gruppo, rimangono i migliori e da lì viene fuori, ecco. Però diciamo, quelle cose che ha fatto le ha entusiasmate. In questi due anni qua, intendo 2020 e 21 col discorso del Covid, così i Van Der Poel, Van Aert, Pidcock, poi c'è Roglic, c'è Alaphilippe, Poggia, c'è Vanderpool, c'è un po' di giovani, Bernal, sono usciti tanti giovani, Valverde. Ho detto tanti giovani, c'è l'ex giovanotto, grande Alejandro. Alejandro ovviamente tanta ammirazione perché veramente dimostra sempre di essere là, perché comunque entrare anche nei 5 di una classica, ragazzi, anche nei 10 vuol dire comunque avere una parte. Anche perché ha fatto tempo a correre con noi. Con tutti. 2002 correva ancora e... Ma vedere 2002, diciamo, questo ciclismo degli ultimi due anni hanno riacceso tanto entusiasmo anche al mondo, anche gli appassionati, che piace di meno, perché... Come diceva Matteo,
vedi corridori che attaccano, non si risparmiano, allora, anzi vogliono la gara dura, vogliono... Allora, innanzitutto sono cambiate un po' di cose. Già quando ho iniziato, anche te Danilo, ma quando ho iniziato Giuseppe a professionisti, erano tutte corse da 250 km. Anche 280. Facciamo una sì, corsa da 250 km, adesso invece sono accorciate, cioè, ci sono quelle lì, però sono le classiche, però adesso stiamo parlando che magari la Eguiglia, la Giro Appennino erano tutti 250 km, invece adesso sono massimo 200 km. Sì. Le corse a tappe anche lì hanno cominciato a ridurre un attimino i chilometraggi, allora riducendo i chilometraggi c'è più spettacolo. Che se fai 250 km tutti i giorni non puoi pensare che puoi partire a tutte le varie tour. Sì, che alla fine in una stagione sono anche 5-6 mila km in meno per un corridore che mette delle gambe. E allora alla fine cambia anche il modo di correre, perché se ci pensiamo quando eravamo noi dilettanti come partivi tutte le varie tutte, però erano corse da 150 km. Fai qualche chilometraggio in più, però è anche qualche anno in più, è qualche caso di esperienza. Fare le tappe da 180, le corse da 180 km. Ha portato a vedere che non è stato così noioso anche dall'inizio alla corsa. Uno prima la guardavi, partenza, ti addormentavi e poi vedevi il finale, che era il bello il finale. Adesso invece ti chiamavano i trasferimenti tante volte. Invece adesso è tutta la tappa. Quei chilometraggi lì poi uno fisicamente ce la può fare. Diciamo che come corrono oggi, comunque anche negli anni indietro all'estero un po' correvano un pochino di più, cioè c'era un po' la mentalità diversa dall'Italia all'estero, che all'estero in Francia così partivano comunque a tutta bene o male anche negli anni 90. C'era sempre gara di tipo c'era di pensare anche un'altra cosa, dire che prima in Italia c'erano 14 squadre professionistiche, adesso ce ne sono 2-3. Quello è cambiato, vuol dire che all'estero il numero di squadre sono sempre quelle, non ciò vuol dire che all'estero è cresciuto, molto cresciuto, e magari ha cambiato anche la mentalità un po' di tutto, della gestione della corsa. Giusto. Sì, c'è World Tour, non c'è. World Tour. Diciamo che tutti, sia i corridori che i tecnici, quello che è, anche te che sei dentro comunque, sei stato tanti anni comunque nelle squadre, sei ancora dentro, sono molto nelle squadre italiane, comunque sono molto, fanno molto nelle squadre World Tour straniere. Certo, sì. C'hanno molto degli italiani. Però in questo momento, adesso, manca la squadra. Manca una squadra World Tour in Italia. E sarebbe un traino importante. Molto importante, perché ci domandiamo perché magari manca qualche atleta di forte italiano, perché manca una squadra. Non è una retorica, è proprio la verità. Perché vorrebbe dire che puntano solo sui corridori passivi. Sì, perché alla fine... Quando eravamo in Ligas, chi era dilettante, chiamavamo Under 23, ma chiamiamo dilettante, torniamo un po' al passato, perché chi era dilettante, tanti corridori, il loro obiettivo era cercare di andare a una squadra, di andare alla Ligas, e un italiano era un obiettivo importante, certo. Ed era qualcosa che gli muoveva dentro di loro per fare qualcosa in più, per riuscire a entrare nel team, riuscire a entrare. Adesso in Italia no, devi andare in una squadra straniera, però vai nella squadra straniera, ti devi adattare a chi c'è. Spesso fa dei gregari, diciamo, subito. Vai in una squadra belga, logicamente è avvantaggiato il corridore belga, perché dallo sponsor, dal team manager, da tutti che gestiscono la squadra, c'è la mentalità straniera del paese. Di riguardo, comunque. Fine carriera, diciamo. Tra virgolette, un conto passare professionista, andare in una squadra, ti senti un po' già, come dice la lingua, già un pochino di fine, poi magari la squadra è vero, che dirige magari il corridore della propria nazione. Sì, faccio un esempio. Come gli stranieri che venivano alla Saeco, esempio. Cioè, faccio un esempio, forse che tipo Ghana, a Sanremo, che ha dovuto lavorare e invece magari poteva fare il suo gara. Alla Saeco abbiamo preso corridori che dopo hanno vinto il Tour de France, hanno vinto. Eppure Evans, e alla fine è venuto a fare il gregario. L'arrivo negli ultimi anni proprio di corridori che arrivano dalla mountain bike, io continuo a insistere da tanti anni a dire che la mountain bike già negli anni, fine anni 90, 2000,
sarebbero stato un po' il vivaio, il futuro dei corridori, soprattutto dei grandi giri, perché escono magari con la mentalità che c'era negli anni 80, quella di far fatica invece proprio di a livello... cosa qua è basata a quello che dicevamo prima, del chilometraggio. Allora stiamo parlando che uno fare uno che fa un mountain bike, fa un'ora e mezza di corsa, passando cross country. Però chi è dal marathon fa 3-4 ore, però cross country già fa un'ora e mezza, fai un'ora e mezza fuori soglia, e allora cos'è? È paragonato adesso che il chilometraggio è diminuito e vai più forte, allora alla fine questi sono più adatti, possono essere più adatti, sì, anche perché in una gara di 100 km un'ora e mezza fuori soglia con l'avvento di questi nuovi corridori Pitco, Van der Poel, che fanno mountain bike, Bernal, magari in futuro sarà, cioè tanti ci provano, dicono, ci preparano anche d'inverno, così ci provano, perché sarebbe anche una buona preparazione. Sì, quella è la classe, quello che dicono adesso, la multidisciplina, che passano tanto da... In Italia la multidisciplina è più dalla pista alla strada. Sì, un po' meno dalla strada all'estero. Molto meno dal mountain bike alla strada. Più stranieri. Secondo me è lì che bisogna guardare un attimino in più, di guardare un attimino di... Vivai per regioni. Di guardare se nel mountain bike ci sono, cioè, qualcuno che può essere adatto per fare anche la strada. Sì, perché infatti quello che io, quando ho fatto poi mountain bike nella seconda parte di carriera, così conosco il mondo della mountain bike, e lì comunque escono corridori che sono abituati a soffrire in bicicletta, cioè che era quello un po' la vecchia scuola. Sì, ma potrebbe essere un treno anche per i giovani, farli iniziare con meno pericolo, come abbiamo fatto oggi noi, fuori dal traffico. Perché oggi il problema sono le strade, cioè mettere un ragazzino sulle strade fa paura. 10, 12 anni, 15 anni, fa paura. Se invece li fai iniziare a mountain bike per una certa età, è logico che dopo andiamo alla strada. Però potrebbe essere un traino. Anche perché può essere una base d'allenamento, abbiamo visto Calca le trainate che dava con la mutua. Dopo se può uno essere ha... può essere una base per la parte scherzi. Se uno ha talento, comunque viene fuori. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Cioè Sagan, ad esempio, la situazione è uscito dalla mountain bike, Peter, perché ha vinto il mondiale junior, ha vinto il Mario, vinto l'Evans, Cade, è stato uno dei primi. Cade ha fatto il tempo a correre con me. Ho fatto il tempo, io quando ho fatto Coppa del Mondo 95, è stato l'anno di debutto di Cade Evans come elite, era under lui. Però mi ricordo che nella prima gara che abbiamo fatto in Australia, la Coppa del Mondo, lui debuttava e ha debuttato poi già vincendo in quegli anni lì, cioè, 5 da giovane. Non è detto, perché ne sono passati qualcuno del mountain bike alla... Sì, qualche due ha fatto più fatica, Miguel Martinez ha fatto fatica. Era anche lui, non so se ha vinto il campionato del mondo. Lui ha vinto l'Olimpia, ha vinto tutto con la mountain bike, strada ha fatto fatica. Non penso che ci siano tutti che possono fare. Però secondo me ce n'è qualcuno che dovrebbe fare lì, in Italia, ma non c'è stato molto. Lì posso dire, Mario, posso dire una cosa anche, perché ad esempio Miguel, che ci ho corso anche con lui, ci ha corso parecchi anni con la mountain bike, lì è anche magari un errore di approccio, perché io conosco il mondo con voi, il mondo del professionismo della strada e il mondo della mountain bike sono completamente due cose diverse. Lui è arrivato su strada alla Mapei, Martinez, perché è andato in Mapei con Cioli, mi sembra, forse con anche con Cade Evans, e è arrivato da fenomeno, cioè che con la mountain bike aveva vinto Olimpiadi, Mondiali, Coppa del Mondo, aveva vinto tutto, è arrivato probabilmente pensando che là faceva leader, invece mountain bike passi alla strada, sai che la strada devi fare la tua gavetta, comunque la tua, sei in una squadra dove conta molto la diversità della mountain bike, dove corri da solo, perché mountain bike corri da solo, non hai bisogno della squadra, invece su strada hai bisogno di chi lavora con te, chi cresce insieme, che ti insegna il lavoro. Quello forse ha fatto la differenza, lui non è entrato magari a livello caratteriale come può essere Cade, che invece è uno più umile, diciamo, anche. Anche Cioni è venuto dalla mountain bike. È stato il mio compagno di squadra nel 95 con Dario, infatti quando abbiamo corso in Australia in giro per il mondo,
eravamo io e Dario a viaggiare in giro in America, così. Però Dario, vedi, sono caratteri diversi. Miguel è più estroso, Miguel è più è bravo, è simpatico, faccio, però è più, magari arrivando lì che hai vinto tutto, ti trovi nel mondo del ciclismo, del professionismo, che è diverso, dove hai delle regole. La tua gavetta, magari devi fare adattamenti, comunque stare in gruppo non è facile, non è come andare in mountain bike. Ciò rieva, scusi, ha un carattere che invece sono più umili, più tranquilli, vogliono imparare il lavoro, l'hanno imparato meglio. Tant'è che Martina si è preso un pochino, poi è tornato alla mountain bike. Probabilmente non ha trovato l'ambiente giusto. Dentro l'ambiente, perché veramente la mountain bike arriva in un ambiente che è diverso, dove fa il professionista, però fuori c'è più easy, più cioè tu arrivi alle gare al mercoledì, stai là fino al lunedì alle gare, invece quando corri su strada arrivi là venerdì, poi il sabato sera sei già dall'altra parte a correre. No. C'è un ritmo diverso, un mondo diverso, può essere quello. Tornando alla cosa. Forse quello a prepararsi, una volta c'era il ciclocross, qualcuno faceva il ciclocross per prepararsi la mountain bike, non dico che è una via di mezzo fra strada e ciclocross, però sai, magari con le marathon sono un po' più lunghe del ciclocross, la corsa di un'ora. Perché sono sforzi magari diversi. Che dirò a Mario, 88-89 che mountain bike d'inverno. Mario, le prime volte. Uscivamo bene, noi uscivamo in gruppo, in compagnia, divertirci, però. Se ci pensiamo, Mario, certo. Era il primo andavo in Maresciano, andavo su quelle Brianza, tutti i professionisti, per dire. Qualcosa di alternativo, diverso. La bici. Era allenante, poi c'è scritto che era allenante. Perché noi quando andavamo in ritiro lì a Livigno, a Isolaccio, di tanti portavamo la montagna, facevi sci di fondo, mountain bike, erano, non dico le prime volte, perché era l'88-89, però... magari cominciavi a prepararti. Poi chiusura della nostra puntata. Partito, allora andiamo in onda che è partito il Giro d'Italia. Quello diciamo siamo qualche giorno prima del Giro d'Italia. Parte sabato, diciamo, da Torino, parte il Giro d'Italia. Allora Mario, intanto ti vedremo giusto il Giro d'Italia, sì. Con la Euro, sì. Giusto? Quindi squadra di Basso Contador, nuovo progetto. Potrebbe essere un futuro magari World Tour per l'Italia, magari nel progetto. Speriamo. Questo è l'obiettivo. Speriamo, sì, perché alla fine, come dicevamo prima, che manca una squadra, ma lì ci sono le potenzialità di fare qualcosa di importante. Binomio comunque di Contador Basso, due vincitori di grandi giri, dicendo, cioè è importante per il ciclismo comunque che due grandi che ha vinto grandi giri così si sono messi insieme comunque per fare l'accademia, anche c'è giusto la fondazione. Sì, con la fondazione. Sì, Basso si è lavorato alla fondazione Contador, che già quando correva aveva questa squadra di ragazzini. Certo, e da lì è cresciuto e hanno un bel progetto, perché c'hanno varie categorie sia in Spagna che in Italia. Non c'ho, la fondazione Contador è quella che usano in Spagna, e con le varie categorie dai juniors e under 23 fino ad arrivare alla professional, che c'è una bella emozione comunque esserci sempre al giro, perché il giro è la gara che si aspetta a tutti, esserci sempre bello, cioè, sicuramente sì cioè per loro, per loro che dico, penso che per Contador sia una bella cosa, ha creato questo gruppo quando era corridore con dei ragazzini, adesso riuscire a portarli al giro è sempre una cosa bella, importante, ha creato qualcosa anche una volta sceso di bicicletta, continua a sentire. Ma mi piacciono i campioni così che portano un po' di sponsor, perché alla fine sono gli sponsor che fanno le squadre. Hai parlato di sponsor, mi è venuto in mente una cosa poi. Cavendish, all'inizio dell'anno avevo scritto gli articoli, Cavendish corre perché porta lo sponsor a De Koenig e via dicendo. Cavendish ha vinto 3 gare, dimostra comunque di avere sempre la sua classe. Fatto un anno e mezzo di non lo scopriamo sicuramente adesso, ha vinto più di 150 corse, credo, adesso. Non si dà a volte un po' troppo. Campione del mondo, vittoria a Tour, a Giro. Matteo, spesso non si dà
troppo la svetta per finiti dei corridori. Anche Sagan continuava a dire finito, poi ha rivinto ancora, ha vinto la Romandia, ha vinto la tappa, la sua gara, la centro. I, i grandi campioni hanno sempre lo zampione. Sagan credo che sia ancora giovane adesso. Non so, 31 anni. Credo. Cavendish è già più, quanti ne ha? 37. Però sai, il velocista c'è sempre, non dico una seconda vita, però fine 40 può, sai, uno è veloce, se si prepara ancora bene, poi lui ha talento, lo conosciamo proprio, cioè, lo conosciamo, beh, lo scopriamo adesso, uno dei più grandi velocisti, e quindi alla fine ha vinto il Giro di Turchia, sai, tre tappe di fila in Turchia. Magari quando non trova i grossi, tra virgolette, velocisti, può dire la sua. E può magari anche, magari quando invece li trova, magari la dice lo stesso. Però, e beh, il livello sale poi. Senza non la togliere al Giro di Turchia, per non dircelo, però... Diamo il Giro d'Italia, Matteo. Va bene. Chi vince il Giro d'Italia? Ma, io dico, il mio favorito, io dico Bernal. Con l'incognita e Benepol. Bernard e Benepol. Io dico in italiano. Spero che esca qualcuno italiano in Italia che possa. No, la speranza, perché magari non mica il giro, comunque possa essere protagonista, che possa rilanciare un po' il nostro ciclismo. Ma un bergamasco o un. Ma che sia. Perché pare italiano. No, perché qua. Italiani ce ne sono, diciamo, Masnada, no, Caruso, possono vincere il giro, magari adesso Ciccone, la speranza è che siano protagonisti. Fabbro c'è anche, giusto, giovane. Anche perché in Italia stiamo andando, come diceva Mario, le squadre sono sempre meno... Ci mancano dei grandi giri in questo momento. E dopo ci manca il personaggio che poi attira i giovani, che se comunque non è il vivaio, il ciclismo in Italia... Manca un, c'è un po' un buco, si rischia di avere. Mario, te invece, secondo te chi? Ma il 9 secondo non te lo dico, cioè non te lo dico, ma non ce ne sono tanti. Scommesso. Però io spero che ci siano, diciamo, il Giro d'Italia. No, diciamo che sia, può scommettere, noi sì. Che siano il Giro d'Italia, che siano gli italiani che siano ancora protagonisti, e magari un colpo di coda di l'ultimo colpo di coda di Vincenzo che possa fare qualcosa di particolare. Può influire tanto? Beh, qualcosa sì, sicuramente, però sai, non ha perso moltissimo, però sai, l'operazione un mese prima del Giro d'Italia, insomma, non è il massimo, non è come avvicinamento al Giro d'Italia dopo tutti i sacrifici che ha fatto per prepararlo. Dentro di te è un giro comunque aperto quest'anno, è più aperto del solito, perché a parte Yates, Bernal, bisogna vedere Bernal come sta, perché le ultime notizie andavano un po', c'è un bel cast di corridori, però può essere un giro come l'anno scorso di sorprese, perché alla fin fine l'anno scorso sono uscite poi Gaggenhardt, il 2020 è stato particolare per tutti quanti, è stato particolare per noi sicuramente, ma anche per i corridori, molto di più, perché alla fine quest'anno è capire se è la riconferma del 2020, che c'è questo cambio generazionale, che questi giovani avranno maggiore. Finora hanno dimostrato di essere ancora protagonisti, ancora loro essere protagonisti. Però diciamo che da adesso in poi inizia non il vero ciclismo, perché fino adesso non è che non sia corso, però diciamo mentalmente, che magari i giovani che hanno più resistenza possono riuscire ancora loro. Anche perché l'anno scorso, dimostrazione anche forse anche il fatto che ha smesso con Dumoulin, è pesato molto un discorso forse del Covid, queste cose qua a livello psicologico, e soprattutto con il discorso proprio dell'anno scorso a stagione partita d'agosto. Sono andati molto più forti i giovani, certo. I giovani forse con meno preparazione, meno cose, sono più reattivi, diciamo che quelli un po' più esperti hanno pagato di più questa cosa. Sì, per quello che ti dico, che adesso si può rientrare con quelli che hanno un po' più di esperienza, quelli che hanno bisogno un po' più di fondo per riuscire,
il loro inizia adesso, sì, diciamo. Sì, con infatti Valverde va forte, anche lui. E, anche... e allora capire veramente se questo cambio generazionale c'è, che quello che abbiamo visto l'anno scorso, quello che abbiamo visto con i giovani, tutto. Però sono sicuramente il futuro è loro. Bene, ora ragazzi, io vi ringrazio tanto. Io farei poi un brindisi di chiusura. Certo. Ci siamo diventato, grazie Mario Scirea, Giuseppe Calcaterra, Matteo Fagnini, Matteo, vedi che è pronto. Il brindisi. Se avete il rosso voi. Importante che lo avete vuoto, il bicchiere, giusto? Sì, dai, giusto. Buona cena a tutti. Allora, grazie a voi. A un cin cin, un saluto a Danilo e a tutti gli amici di Bike TV. Grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. A Bike Show, seguiteci. Ciao. Ciao. Show TV.